Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te. Quando passo a trovarti se passa di lì, tu mi chiedi il paesaggio com'è. Ti risponderò niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui. Sole splendente e temperature in aumento. Buona fortuna a chi ama e a chi sogna. L'estate è arrivata, ma l'ora felice inizia quando arriva Lino Polimeni con il suo raggio di sole alla scoperta del Paradiso Calabria. Tutti i giorni in diretta alle ore 14.30 su Calabria TV canale 15. Buona visione, ti aspettiamo, non mancare. Sembra un deserto, la città senza di te. Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones. Iremos por el mundo como strade una canzone, con las calles las canciones. Un día dura apenas un momento, un momento. Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. Tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si está. No importa lluvia o viento. Lo que tenga que venir, vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canzone. Fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere. Para vivir, por ella sé que hoy los amores comenzarán y las guitarras van a tocar. Sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo junto siento che sto in casa in cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones. Canzone. Hey, Italia e Puerto Rico, dame una canzone, hermanito. Por las calles, las canciones. Italia e Puerto Rico, no. Juntos.
Eccomi qua in diretta con la Calabria, l'Italia, l'estero, coloro che ci seguono come sempre ogni giorno più carichi che mai. Non è finita perché ancora deve entrare settembre. Siamo al 22 di agosto ed è precisamente giovedì 14.36, questa sera replica saranno intorno a mezzanotte 6 e qualche minuto, questa sera invece in Piemonte alle ore 21.06, la buonasera da Lino Polimeni a tutti gli amici piemontesi, non solo quelli che sono del sud Italia ma anche coloro che sono nati proprio in Piemonte, e grazie anche a chi ci segue attraverso lo streaming, grazie di cuore perché questa notte siamo rientrati alle 3, porca miseria, alle 3. Meno male che a un certo punto, quando abbiamo finito di registrare, che erano circa mezzanotte, abbiamo trovato un po' una persona che ci ha detto: vi facciamo mangiare qualcosa, venite. Adesso poi ricordo il locale, lo diremo, che si trova in via Roma, a Castrovile, che è la trattoria Roma. Ci ha detto: venite ragazzi. Eravamo noi, io e il tecnico, lì sconsolati da soli a mangiare, però devo dire grande professionalità e accoglienza come sempre. Bene. Allora, intanto buon pomeriggio amici, siamo stati al Festival del Folklore Internazionale e vedete la locandina dal 16 al 23 agosto 2019, non perdetevi la serata finale, 8 gruppi, 34esima estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino, che precisamente ci sono i gruppi più importanti nel mondo e poi rappresentati. Noi li conosciamo, sappiamo benissimo, perché negli anni abbiamo fatto cose importanti, abbiamo dato una grande mano alla città di Castrovilla, al festival e a tutto quello che si può organizzare in futuro, e ne abbiamo parlato con Antonio Notaro. Per darvi una chicca, amici, voi che siete lì sintonizzati, avete già pranzato, mangiato, non so, un'insalata, una pastachina e cose del genere, che vi siate lì e io in giro. Io ancora, grazie, oggi neanche la pizzella, un panino, niente. Veramente, però, tutto sommato va bene così. Sono contento perché tanti amici che ci seguono, ma anche la Sicilia, no? C'è la provincia di Messina che ci segue in diretta, in presa diretta. Ciao amici di Messina. Ma poi le isole Eolie, Lipari, Vulcano, un grande seguito in quella zona. Grazie amici alla Sicilia, alle isole e coloro che ci seguono anche attraverso lo streaming nel mondo. www.calabriatv.it. E allora, vi diamo un assaggio di quello che ho combinato io ieri sera e poi torniamo in diretta. Vai con la cartolina, Castrovillari! Viene giallo,
7.000 artisti. E più di 300 gruppi. E più di 300 gruppi. 34 anni, signori, cosa dire? Il Festival Internazionale del Folklore. Eccezionale, 34esima estate internazionale del folklore, dal 16 al 23 agosto, finale 23 agosto. Mandatemi un'immagine di Antonio Notaro, perché voglio dire una cosa di Antonio, visto che ci sta seguendo da tutta la Calabria, ma non solo, è un'immagine quando lo intervistavo, quando ero con lui, un'immagine, un fermo immagine. Ecco, Antonio Notaro è da 34 anni. Intanto questo festival è una creatura sua e poi negli anni la collaborazione del comune, poi è stata la provincia, del Parco del Pollino, diciamo poi che secondo l'aiuto che ha, ma principalmente ha investito molto come imprenditore. Se ho un'immagine di Antonio, eventualmente di questa cosa, o se no la dico dopo la pubblicità. Ditemi un attimo, regia, ce l'abbiamo, un'immagine sua? Un attimino. No, pubblicità, dopo parleremo e presenteremo, anche perché abbiamo fatto una presa diretta, cioè cosa hanno fatto? Proprio per Raggio di Sole, hanno fatto un'anteprima dello spettacolo e l'hanno fatto per la trasmissione, quindi abbiamo fatto le interviste, abbiamo visto come parlavano, c'erano delle due gruppi africani, ma anche i ceceni, poi c'erano altri che arrivavano dal Perù, se non ero, beh, diciamo che su 8 gruppi, perché altri erano assenti per altri motivi. Quindi Antonio Notaro, diciamo che è l'unico in Calabria ad aver inventato questo grande festival ed è veramente riconosciuto in tutto il mondo per le sue capacità oggi, che ha, grazie a questo festival, anche a Savillari. Dopo la pubblicità, grazie. I can feel your love pulling me up from the underground. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria, risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui 5 Frondi, presso il centro commerciale I Portali, Corigliano Calabro. Expert Calabria. Il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te. Io mi
Michele Affidato, orafo. In studio, dicevo che grazie ad Antonio Notaro, perché meritava proprio per la sua presenza, anche per lo sforzo che sta facendo Antonio, la nostra presenza ieri sera c'è stata, abbiamo registrato, abbiamo creato grande sinergia, e quindi non volevo mancare all'impegno di questo signore. E diciamo che in Calabria oggi lui è uno dei più grandi nel contesto del festival, quindi va dato merito per quello che fa. Se siamo pronti, grazie regia, torniamo in studio, noi mandiamo il servizio, anche così diamo la possibilità di mandare in onda già la prima parte del servizio, è una presa diretta, è come se fosse lì per un attimo a trasmettere oggi, ieri l'abbiamo registrato 21 agosto, hanno fatto per noi questo regalo per Raggio di Sole, cioè abbiamo presentato un po' di gruppi, ma ci siamo divertiti a capire un attimo lo stato d'animo e quello che succede lì a Castrovillari. Siamo pronti, ci vediamo dopo la prima parte per presentare come sempre questo pezzo importante legato a quelli che sono i balli, i popoli, l'unione anche tra i popoli e una disparità che non c'è perché la musica unisce. Grazie. Ehi, mamma mia, siamo a Castrovillari. Buonasera sindaco, come stai? Ciao Antonio. Una cosa straordinaria, guarda che festa, guarda tu, guarda, è eccezionale. E allora noi intanto ritorniamo, ma ritorniamo perché c'è una bella novità, una novità straordinaria che vogliamo che il sindaco della città, grazie, vogliamo che il sindaco della città ci dica cosa è successo, perché siamo alla 34esima estate internazionale del folklore, è importante ricordare il Parco del Pollino, ma non solo, siamo a Castrovillari, noi ci siamo visti caro sindaco a Fuscaldo, ti ho detto vengo, dimmi se ci sono novità, ho detto sì, ci sono novità, è vero, siamo in un villaggio del folklore qui. Sì, il villaggio del Festival del Folklore ovviamente. Noi abbiamo cambiato location perché Lino Polimeni, che è un grande della nostra regione, ci ha spronato, dice dovete cambiare, dovete dare luce. E noi abbiamo dato luce e lustro a questa manifestazione, perché questa è veramente una location bellissima. Sì, vero, all'interno del centro cittadino, uno spazio così bello, un'arena all'aperto, allestita in maniera egregia da Antonio Notaro, con queste luminarie bellissime, si sposa benissimo con quello che è il colore che questi nostri amici che vengono dalle varie parti del mondo ci hanno portato. Quindi questa location è vincente, ovviamente con le opportune modifiche, ma si fa per crescere. E intanto godiamoci questo spettacolo che è iniziato già da qualche giorno, perché gruppi all'altezza, quest'anno veramente un'edizione eccezionale. Eccezionale perché qui vedo Festival Mondiale del Folklore dal 16 al 23 agosto, noi domani manderemo in onda tutto quello che oggi stiamo registrando, ma la cosa straordinaria, tu lo sai benissimo anche Antonio, noi l'abbiamo seguita per tanti anni e poi ho detto ritornerò quando ci sarà questo benedetto cambiamento. C'è stato questo cambiamento, un altro anno ci possiamo organizzare diversamente caro sindaco, perché già
già lo dico in anticipo, possiamo fare la diretta dell'apertura e la chiusura della manifestazione, creando grande occasione non solo all'Italia e all'estero, ma anche i paesi da dove provengono questi signori possono vedere la stessa trasmissione anche sulla piattaforma Sky, coprendo 36 nazioni. Può diventare una bella cosa, perché senza comunicazione, diciamo, può essere una bellissima festa all'interno di Castrovillari, ma rimane qui. Sì, ovviamente noi cogliamo di buon grado questo suggerimento e ovviamente lo faremo, anche perché il prossimo anno noi abbiamo da festeggiare una cosa importante. Antonio Notaro, che è un grande, è stato, ha avuto nel 2020, avrà nel 2020 l'Oscar mondiale del folklore, e quindi dobbiamo festeggiare degnamente all'interno della manifestazione che lui ha creato 34 anni. Un applauso sarà, credo, una manifestazione importante, abbinarlo con la comunicazione. Beh, un premio mondiale del folklore, Antonio, veramente merita attenzione. Lui è antesignano per quanto riguarda questo festival. Tutti hanno chiesto a lui la collaborazione, ed è l'unico in Calabria che si può parlare di contatti internazionali che ha grande credito. È così, Antonio? È vero, è vero. Noi come Estate Internazionale del Folklore lavoriamo l'intero anno. Appena si conclude l'edizione già iniziamo a prendere i contatti per l'anno successivo, perché per poter portare gruppi a questo livello, per poter portare ogni anno anche nazioni diverse all'interno del festival, c'è bisogno di lavorare un anno intero. La nostra associazione lavora un anno intero proprio per selezionare e per avere poi la qualità che abbiamo verificato quest'anno con i gruppi che quest'anno partecipano. Intanto chi sono i presentatori? L'ufficio stampa, qui abbiamo chi presenta un po' anche la manifestazione, lo vedremo anche in corso d'opera, però per dare anche attraverso la nostra trasmissione, la più popolare in Calabria, tanti amici ci seguono in Italia e all'estero, iniziamo dai gruppi anche per capire, diamo un assaggio, qui sono 4 ma i gruppi sono 8 e quindi avremo modo di valutare attentamente partendo dal gruppo. Io non so se c'è l'interprete del gruppo, è lui, venite qui, grazie, ti puoi avvicinare. Sudafrica, si chiama come di nome? What's your name? My name is Sandile Masondo. E arrivano da dove? Where are you guys from? We're from South Africa, Republic of South Africa in Durban, KwaZulu-Natal. È un gruppo che è nato quanti anni fa? How many years ago did your group was born? The group. Sì. Yeah, the group was born in 2008 and Il loro gruppo è stato fondato nel 2008 ed è sempre stato costituito da persone giovani, mentre le persone diciamo più anziane sono sempre state occupate in posizioni manageriali nell'amministrazione. Per avere contatti internazionali. La loro musica basata su che cosa? Suonano, cantano e ballano pensando a che cosa? C'è un'ispirazione. So what is your performances inspired by? What are? I beg your pardon? What are your performances inspired by, you know, your dances, your music? Our dances are inspired by Okay, allora i loro balli, le loro canzoni servono appunto per hanno un significato, quello di appunto cercare di coinvolgere i giovani in un divertimento alternativo a quello diciamo della droga, quindi dargli una via alternativa. Portarli via lontano dal male. Ok, allora visto che ci sono, li mettiamo subito alla prova, li facciamo danzare, suonare, così insieme agli altri gruppi che partiamo proprio dal Sudafrica, esatto, come postazione, il ballo, so che sono bravi Antonio, è vero? Sono bravissimi, hanno riscosso un notevole successo perché sono degli acrobati. Guarda, in questo momento nella piazza non so cosa riusciranno a fare, perché loro veramente sono acrobati e magari anche in queste circostanze loro si adattano tantissimo. Tu pensa una cosa, io ho visto questo gruppo prima di arrivare a Castrovillari su YouTube nel talent show. Sì. Sudafrica Got Talent, e avevo visto questa evoluzione, ho detto sicuramente non sarà questo il gruppo, perché c'era una qualità e una cosa incredibile. Alla fine vedete che cosa sono. Hey!
eccezionali. Vogliamo sentire un attimo quei tamburi anche che sono, certo. Facciamoli venire avanti, avanti i tamburi, venite avanti, anche perché abbiamo dato lo spettacolo ma non abbiamo fatto vedere questi tamburi che suonavano, certo, in maniera eccellente. Possono rifare lo stesso pezzo musicale, possono suonare, possono ripetere lo stesso pezzo musicale, così diamo anche l'idea della qualità della musica che stanno facendo, così Antonio? Certamente. Eccezionale. Loro, come hai potuto vedere, si sono adattati immediatamente alla piazza, hanno ballato direttamente sull'asfalto. Immagina cosa possono fare questo gruppo su uno scenario, su un palcoscenico. Che tra poco poi vedremo quando inizia lo spettacolo. Siete pronti? Ok? Grazie. Con un applauso, veramente è uno spettacolo televisivo. Sindaco, vieni, è proprio per Raggio di Sole, grazie. Ma questa è un'anteprima che noi abbiamo voluto regalare a Raggio di Sole. Io devo dire che sono molto legato a te, Lino, grazie, da un'amicizia profonda che ci lega da tantissimi anni, ma soprattutto alla tua trasmissione che in questi anni noi abbiamo comunque continuato a seguire. Bene, però quest'anno si riparte e si riparte rappresentando al meglio quello che sono i colori, perché attenzione, qui si uniscono i popoli, c'è gente che arriva da tutto il mondo e che ogni anno, tra l'altro anche ho visto dalla location che hai dato l'opportunità, caro sindaco, insieme all'organizzazione, di avere la parte dello shopping, le attività commerciali. Credo che c'è una grande alternativa oggi. Certo, c'è stato un grande lavoro, anche una scelta nella qualità anche degli stand, che poi sicuramente avrai modo di visitare. Noi partiamo anche con per offrire maggiore qualità, anche un'alternativa partendo anche da un ristorante cinese, per esempio, per arrivare poi ai prodotti tipici locali e quelli appunto della nostra gastronomia. Ecco, adesso partiamo invece con quest'altro gruppo che sono il gruppo, questo qui che vediamo. Qui intanto i signori sono, ecco, ciao, lei chi è? Lei chi è? Ciao, buongiorno, anzi buonasera Vittoria, ho saputo che è la tua compagna. Ecco, un applauso, perché io ho lasciato Antonio con la compagna che c'era, non c'era, invece la ritrovo ufficialmente. Come ti chiami tu? Vittoria. Vittoria. Beh, diciamo, è la mia compagna. È la tua compagna. Finalmente ti sei accasato. Ancora no? Ancora no. C'è tempo. C'è tempo. Quanto? I capelli. Ci sto pensando. Allora, intanto ringraziamo loro che sono da Cecenia, un gruppo da Caucaso. Ecco, la musica, ho visto, a parte i costumi, ho visto un attimo il tipo di ballo. Ecco, ispirato a che cosa? La musica, anche perché ci sono poi delle identità precise da seguire, no? Anche. Что представляет ваша музыка, спрашивает он. Добрый вечер. Dice che balli loro, la loro musica presentano cultura di loro nazionalità. Ispirata alla loro nazionalità, un po' ci sono anche i costumi che in qualche maniera risalgono a un periodo preciso. Костюмы, которые представляют сейчас вашу культуру, или это из давних времен? Да, это наши древние антики национальные костюмы di loro. Loro girano tutto il mondo? Girano tutto il mondo? Voi по всему миру ездите? У нас коллектив молодой, но мы уже. Dice che loro gruppo molto giovane, ancora loro 3 anni e mezzo ce l'hanno soltanto. Però dice nel diversi posti del mondo. Però quando sapevano di Castrovillari e dell'Italia, cosa hanno scelto? Hanno detto subito di sì.
Когда вы узнали о том, что вас приглашают в Кастрюлери, вы сразу сказали да? Конечно. Sì, sì. Certo. Allora, possiamo iniziare? Possono iniziare a suonare, a ballare? Могут начинать играть. Хорошо. Окей. Окей. Grazie. Lì sono i musicisti, caro Pino, vediamo che sono i musicisti che iniziano a suonare loro, perché li vediamo anche attraverso le immagini, loro si stanno preparando. Antonio, dicevo, è un gruppo importante questo. È un gruppo importante, di una nazionalità importante come la Cecenia. Loro nelle danze, volevo sottolineare, perché attenzione, precisiamo che siamo sulla strada, non è un palco, diciamo, è un'anteprima che noi stiamo facendo prima di salire sul palco. Loro, dicevo, il gruppo si chiama Zamanco, e attraverso le loro danze, guarda, nei movimenti tu vedi la dolcezza, e queste ragazze che sembra che quando camminano stiano pattinando, e invece la fermezza degli uomini che rappresentano appunto quest'anima, tra virgolette, guerriera di questo popolo. Ecco, vedete un attimo il ballo, adesso l'operatore si sta girando man mano che presentiamo, e questo è un gruppo importante ceceno. Antonio, ecco, come scegli questi gruppi? Su quale base? Anche perché chi segue il Festival Internazionale dell'Estate, intanto di Castrovillari, del Folklore Internazionale, 34esima edizione, da tanti anni tu sei protagonista, perché nella scelta non devi sbagliare. Come fai a capire? Vengono suggeriti, ci sono amici, contatti? Allora, abbiamo tantissimi contatti oramai che si sono creati in questi anni. Noi abbiamo un contatto, per esempio, in Russia, la signora Natalia Shanshurina, che è la presidente di un centro culturale. Noi già quando finisce il festival ci sentiamo e puntiamo su una nazione che non è stata, almeno dell'area, parliamo dell'area dell'ex Unione Sovietica, e lei ci manda appunto poi le proposte, decidiamo. E poi decidete, anche perché ci sono dei demo, no? Dei filmati, dei video ci sono. Certamente, questo per quanto riguarda l'area dell'Unione Sovietica. Per quanto riguarda invece l'area del Sud America, noi ogni anno abbiamo mille richieste oramai. Abbiamo tantissimi amici che vogliono venire e si propongono proprio per venire a Castrovillari. Logicamente anche questi vengono prima selezionati e poi vengono scelti. Sì, dopo 34 anni di storia, non pensa che questo festival può diventare una bandiera a parte il carnevale, che ha ormai questa importanza regionale e nazionale? Questo festival può crescere in questo senso, unendo i popoli, no? Perché si parla tanto di divisione in Italia, immaginiamo, noi cerchiamo di unire i popoli qua. Ma diciamo che è sempre stato questo fondamentalmente lo spirito. Stamattina c'è stata ad esempio la messa della pace officiata all'interno del nostro santuario più bello, alla Madonna del Castello, dove ciascuno, noi non sappiamo nemmeno quali sono praticamente, se sono cattolici, se hanno altre religioni, ma ognuno partecipa con dei canti, con degli inni alla gioia, alla pace, e tutti insieme partecipa a questa celebrazione per dire che comunque al di là di tutto c'è qualcosa che ci unisce, che si chiama umanità. È vero. Senti sindaco, quanti abitanti fa Castrovillari d'inverno ed estate? Ma noi siamo 22.000 abitanti, nel periodo bene o male è sempre così, nel periodo estivo abbiamo qualcuno in più perché ritornano gli universitari. Ecco, è un'occasione questa poi per far arrivare tanta gente con i due eventi.
Ma in effetti c'è sempre stata tanta gente, a questa manifestazione c'è sempre stata tanta gente, vengono anche dai paesi limitrofi, qualcuno sale dal mare, anche il periodo è ben indicato, ma è anche questa un'occasione in più per stare con i nostri giovani e con qualche emigrato che abbiamo, che ritorna nel periodo estivo e vuole giustamente ritrovare la bellezza della propria città. Grazie sindaco, abbiamo un altro gruppo che vediamo qua, intanto il gruppo è... viene dal Perù, si chiama Danzantes de Tijeras. Però abbiamo dei particolari, facciamo vedere questi particolari, che sì, sono le forbici. Le forbici, infatti loro sono dei Danzantes de Tijeras, cioè danzanti con, sono dei danzatori con le forbici e loro vengono da... Ma c'è un motivo perché sì. Danzavano... Ecco. Adesso poi ti faccio spiegare tutto, perché questo è una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Questi sono dei danzatori che sono stati dichiarati patrimonio dell'UNESCO. Addirittura, immateriale dell'UNESCO. Dell'UNESCO. Se viene William. Bene, allora diciamo intanto, vuoi parlare tu con lui? Sì, sì, magari io faccio il traduttore, se vuoi tu puoi... Intanto il motivo delle forbici nel ballo, ci sarà un motivo, no? Perché? Perché la tijeras Buonanotte con tutti. Buonasera, ciao caro. Bueno, las tijeras son dos hojas de metal separadas, en las cuales son como instrumentos musicales, en las cuales llevan al compás del arpa y violín, ¿no? Y también a la vez bailamos también. Son tres cosas importantes que van las tijeras, la música y el pie. Quindi queste forbici vengono usate di accompagnamento agli strumenti, agli altri due strumenti che sono le arpe e cioè l'arpa e il violino. Io vorrei chiederle invece sì. Le origini, quali sono le origini? De este baile y del grupo de los danzantes de tijeras. Bueno, los danzantes de tijeras es una resistencia cultural que viene desde la época de la invasión de los españoles, época de los incas todavía, sí. Senti, ma sono delle forbici veramente rotte o vengono costruite e forgiate in questa maniera? Estas tijeras son siempre así o son hechas directamente solamente por los danzantes? Bueno, las tijeras, todas las tijeras tienen el mismo modelo, no cortan, y estas tijeras llegan a pesar hasta de 2 a 3 kilos. ¿3 kilos? Sí. Da 2 a 3 kilos. Sí. Pesan, ¿eh? Da 2 a 3 kilos. Pero, digamos, ¿es fatto ad hoc per il ballo o si rompe veramente una forbice? Así hecha para el la producción. Esta producción es una, o es una de producción normal que ustedes utilizan para el baile. No, las tijeras se tiene que forjar todavía con un mes, es de acero castel. Porque debe haber un suono, ¿no? Sí, ok, sobre todo para que tenga buen sonido. Y después de eso se tiene que, después de forjar se baña con sangre de toro. Que es un si debe bañar con sangre de toro. ¿Por qué? Para que tenga más sonido y al danzante le vaya bien en sus bailes. Perché deve avere più suono e perché così è di buon augurio per i ballerini. Che... Perfetto, benissimo. Allora noi possiamo iniziare. Che pezzo faranno? Cosa ci suonano? Qual è la danza che vanno a sera ora? Come si chiama? Oggi vamos a fare una piccola presentazione di un ensayo y choladas. Ensayo y choladas. Così. Y choladas, benissimo. Il gruppo si chiama? Danzante de Tijeras, Hillary. Hillary, dalla Bolivia. No. No, scusa. Ai. Sì. Al Perù. 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 Manca bene, ok, grazie. Applauso, ma continua, ma vedo che ci sono dei nomi, Ci sono? I nomi sul cappello. Certamente, sono diciamo dei nomignoli perché non è il nome loro diretto, per esempio vedi Condenado, lì c'è Demonio, ognuno, così come vengono chiamati loro come ballerini quando fanno parte del gruppo. Ok. Thank you.
Vieni un attimo. Ecco, guarda, segui il filo perché è importante. Abbiamo un nome qua, no? Condenado. È il suo nome vero? Non è il suo nome vero, no. Lui si chiama William. William, è un nome artistico, nome d'arte. Poi abbiamo, grazie, poi abbiamo, vai, vai. Supaiwara. No, Supaiwaira. Guaira, ti chiami invece nome? Supaiwaira. Il nome tuo? Luis. Luis, invece? Abbiamo Recori. Recori, il tuo nome invece? Roger. Roger. Roger, invece qui abbiamo? Trueno de Oro. Frank Escobar. Franco Escobar. Sì, Frank Escobar. Invece qui? Efraim. Demonio. Efraim, il nome. Allora, intanto ringraziamo tutti quanti, se si mettono poco più dietro, facciamo arrivare questo gruppo lo facciamo arrivare al centro con un interprete, anche perché noi ringraziamo, guardate, siamo in tutta impresa diretta e non è semplice. Grazie Antonio. No, grazie a te, non è semplice, ci troviamo qui adesso, siamo in anteprima perché tra poco poi inizierà sì, lo spettacolo vero e proprio principale, che è posto un pochino più giù, nell'area spettacolo. Come si chiama l'amico? Lui si chiama Odril. Odirile. Ciao caro, buonasera. Odirile. Ciao. Odirile. Bene. Ecco, intanto il gruppo del Botswana. Botswana è il gruppo che facciamo anticipare, facciamo arrivare qua, anche perché c'è, li facciamo avvicinare un attimo, perché hanno un particolare, sia lo strumento musicale sono le mani e i piedi. Oh, giusto? They have just their instruments are their hands and their feet and their voice, right? Yes, yes, yes. We have made this homemade our traditional instruments. Facciamo vedere un attimo un esempio. Facciamo un esempio. Uno di, ecco, si avvicina. Uno, due, un esempio. Bene. Ok. Facciamo vedere come si muove. Così ha le mani. Matoa is our traditional dance. Show them the movement of it. Tell them to show us. Show us the dance moves. Grazie. Voglio capire, è un ballo, intanto è un ballo che coinvolge il vostro popolo. It's a dance that involves your people. In Botswana we have got different types of people. In Botswana hanno diversi popoli e diversi tipi di ballo. E questo qui è un tipo che appunto coinvolge tutto, quasi tutto il popolo. Senti, ma è un qualcosa che di fronte ai vostri antenati, i nonni, diciamo, i vostri padri, è sempre lo stesso ballo o è cambiato? Is it something that maybe your grandparents has teached you has changed in the time? La nuova generazione. Or is always the same? Yeah, no, we get them from our parents. We just learn from our parents. Lo hanno imparato dai loro nonni ed è sempre lo stesso. Il ballo si chiama? How is called the dance? The dance is called tutube. It's called tutube. Bene, ok. Come on.
Bravi, no, rimanete qua, un attimo, rimanete qua, fermi. Qui, bravi, la bandiera, complimenti. Una cosa, ecco, ti trascina in qualche maniera. Ti mette dentro il sangue e ti fa ballare. Dobbiamo dire che quest'anno, con la partecipazione del continente africano, attraverso questi due gruppi splendidi, Botswana e il Sudafrica che abbiamo visto prima, la qualità e quindi anche l'interesse verso la nostra manifestazione è cresciuta tantissimo. Abbiamo avuto veramente tanto. Vorrei fare una cosa che tu forse non hai il coraggio di fare, e volevo dirlo anche ai telespettatori che ci stanno seguendo. Visto che abbiamo due gruppi del Sudafrica, dell'Africa, vorrei che uniamo in questa maniera sia questo popolo e quello, e suoniamo insieme e chiudiamo questo, e poi vediamo, iniziamo lo spettacolo. Perfetto. È possibile? Benissimo. Come no, sicuramente. Vediamo un attimo l'interprete. Sudafrica? Ecco, facciamo un attimo, ok? Mettetevi di qua insieme. Ok, abbracciatevi, fratelli. Abbracciatevi. Tutti insieme. Ok? Siamo pronti? Che fanno? Guarda quanta energia, guarda. Che bello. Ci mette un amore, energia, passione, forza, tutto quello che esprimono dal di dentro. E stamattina, appunto, durante la messa della pace, il nostro vescovo Monsignor Francesco Savino faceva notare proprio questo, come abbinano i sentimenti ai movimenti anche del corpo, alle gestualità, ai gesti che vanno col corpo mentre stanno danzando e cantando. Incredibile,
Ti volevo far ballare, ma non ci sono riuscito. Non lo so, ma non ci sei riuscito, guarda. Però il ballerino, quello che si adatta a tutto, sei tu. No, in diciamo... questi anni hai ballato di tutto. È vero. Sei riuscito a fare qualsiasi cosa. Ecco, purtroppo senti, io no. Al limite mi arrangio più a suonare, guarda. Intanto ringraziamo. Vogliamo un attimo chiamare chi è dietro le quinte, chi organizza insieme a te, l'ufficio stampa, i presentatori, tutti quelli che lavorano per questa manifestazione. Certo, Anna Rita Cardamone. Anna Rita Cardamone. Un applauso ad Anna Rita Cardamone. Ciao Anna Rita. Benvenuto, benvenuto. Sì. Piaciuto vederti ballare, ti volevo invitare io ma poi hai fatto da solo. No, tu ma sei... era un modo anche per trascinare e per coinvolgere il pubblico da casa. Ma il pubblico è sempre presente, il pubblico del festival è sempre travolgente, si fa travolgere con questi ritmi. E poi abbiamo... Tilde Nocera. Come sta Ilde? Beta. Benissimo, benissimo. Ti vedo ancora di più. Grazie, beh, diciamo chi è Ilde perché ha una grande storia. Ma Ilde. Tilde. Tilde Nocera. Tilde. Da Clotilde. Ah, è vero, Tilde. Scusami Tilde, è estate internazionale del folklore. Perché io sono in divisa. Sì, perché praticamente non è mai staccato lei. Durante l'anno rimane sempre... Io sono fedele... Un po' come carabinieri. ...al festival del folklore da 24 anni e quindi sono in divisa questa sera. Diciamo che Tilde fa un grande lavoro. Fa un grande lavoro. In questi giorni sta lavorando tantissimo ogni mattina per preparare la coreografia che poi sarà fatta all'apertura dell'ultima serata dove si esibiranno tutti i gruppi. Poi ho visto dietro le quinte il marito. Ecco, vieni. Zicari. Renato, ciao, grazie Renato perché è importante il lavoro che fate. Una bella occasione, un'emozione, no, questo festival? Certamente, è un'emozione per vedere tutta questa gente partecipare in tutte queste serate che abbiamo già fatto e che continueremo a fare. E sicuramente ce ne sarà tantissima come tutti gli anni. Gli interpreti, tutti quelli poi che... Poi c'è Cinzia De Sanni. Cinzia, dov'è Cinzia? La voce del festival dov'è? Cinzia, eccola qua. Ma vedo i colori del Castrovillari. Castrovillari calcio, rosso nera. Rosso nera, complimenti, ciao. È vero? Vero, i colori del Castrovillari, però io volevo dare... Sono i colori, mi pare, anche del Cosenza, rosso-blu, no? No, siamo rosso-neri. Rosso-nero, Ecco. Allora, volevo dare qualche notizia, sì. Qualche dato, qualche numero. Allora, 34 edizioni senza interruzioni, 7.000 artisti, 300 gruppi... Attenzione, i numeri, ripetiamo, scusate i numeri, vai! Così ce li giochiamo. Sì, 34, vai! Allora, 34 edizioni, 7.000 artisti, 300 gruppi, 7 giorni da vivere tra musica, fantasia, colori, sapori, suoni, insomma, una finestra aperta sul mondo su Castrovillari. A proposito di mondo, voglio dire un'altra cosa molto importante, perché l'anno prossimo, nel 2020, ci sarà una bellissima sorpresa per il nostro direttore. Sì, il direttore, questo premio che ha detto il sindaco. Il premio che ha detto il sindaco non ho sentito prima, comunque è l'Oscar mondiale del folklore, un grande onore per lui che porta avanti le tradizioni da oltre 40 anni per Castrovillari, per il folklore e per il suo gruppo Città di Castrovillari. Ringraziamo Antonio Notaro con un grande applauso, grazie di cuore Antonio. Perché chi ci segue da casa sa il lavoro che fai. Questi bambini, venite tutti qua davanti, vai, vieni. Lasciate i panini, vieni. Tutti quanti i bambini del nostro gruppo del mini folk. Ecco, a proposito, il gruppo folcloristico. Questi sono i bambini, i piccoli del gruppo Città di Castro, il nostro vivaio, il nostro futuro. Diciamo che qui, diciamo da padre in figlio, come si dice, no? La terza generazione. Terza generazione e poi sono attivissimi, a loro piace tantissimo e lo fanno con tanta passione, con tanto amore. Apprendono subito, Gabriele, Martina, tutti quanti bravi e non vedo l'ora ogni settimana di fare le prove. Bene, allora facciamo una cosa, vi lasciamo, grazie, un applauso anche a questi bambini perché, scusa. Non può mancare, 1, 2, 3, Castrovillari Città Festival! Castrovillari Città Festival con un applauso ancora con il palcoscenico che dobbiamo un attimo inaugurare anche questa sera. Sì, a tra poco perché inizierà lo spettacolo, quello ufficiale, con l'esibizione questa sera del gruppo del Perù e della Cecenia. Applauso!
Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo e esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate, veramente ce n'è per tutti, i grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane, fatto con farine calabresi, macinato a pietra e cotto a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio Naturasì. Comandante e l'equipaggio vi danno il benvenuto a bordo di questa splendida e famosa località balneare della costa tirrenica, Amantea, importante centro di arte e cultura dove trascorrere una vacanza all'insegna della scoperta e del divertimento. Bella e Verace è nota per le sue specialità gastronomiche e per le numerose bellezze storiche, come la chiesa di San Bernardino da Siena e l'imponente castello di età bizantino-normanna, con un suggestivo centro storico tutto da esplorare. Una vera e propria perla della Calabria, circondata dall'incantevole scogliera di Coreca. Il divertimento è assicurato. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le età, dallo shopping per le vie della città alle notti bianche, dagli spettacoli pirotecnici alle serate a base di musica fino all'alba. Condizioni ambientali, mare blu, fondali affascinanti e spiagge incantevoli. Lasciati avvolgere dalla bellezza del Mar Tirreno. Tempo stimato di permanenza a tutta l'estate e non solo. www.comuneamantea.gov.it. In collaborazione con Hotel Village La Principessa. E sei veramente in vacanza. Azienda agricola Michele Ruggero. Coltiviamo una passione. Il Sombrero Ristorante Pizzeria. In ogni piatto un mondo di sapori da scoprire. Bar Caruso. Caruso, qualità, gusto e tradizione dal 1933. Tyrrhenian Park Hotel. La magia del sì, la bellezza dei parchi, il trionfo del gusto, la carezza della spa. In una sola parola, il tuo arcobaleno di emozioni. Antonio Pagliaro. La moda 2019, con prezzi online. Ottica Ciccia. Il benessere per i tuoi occhi dal 1954. Ottica Ciccia. Una storia fatta di passione. Vi aspettiamo. Il 95% degli incendi sono causati dall'uomo e oltre la metà sono di natura dolosa. I danni che provocano sono molteplici: dissesto idrogeologico, deturpazione ambientale e paesaggistica. Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime ed i tempi per il riassetto dell'ecosistema molto lunghi. Imprudenza, disattenzione ed ignoranza stanno distruggendo il patrimonio forestale, un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia. L'incendio non è uno spettacolo. Non bruciare il tuo futuro. Difendi il paradiso Calabria. Per segnalare gli incendi boschivi, chiama Calabria Verde al numero gratuito 800 496 496 oppure 115 Vigili del Fuoco 112 Emergenza Nazionale.
La 34esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino. Per quanto riguarda questa sera, andremo a visionare da qui a poco due gruppi favolosi, la Cecenia ed il Perù, il tutto intervallato dalle due scuole di ballo che saranno questa sera la ASD Saradanza di Castrovillari e Centro Arte e Movimento di Frascineto. Facciamoglielo un applauso. Dai, svegliamoci insieme, cominciamo a riscaldarci così. Allora iniziamo subito con la prima scuola e Saradanza. La Saradanza è diretta da Sara Mola, già campionessa italiana 2016-2017 e vice campionessa del mondo nel 2017. La coreografia che vedrete è stata curata dai maestri Mario Palermo, Sara Mola e Marzia Trapani sulle musiche di, vediamo se sono pronti, del Re Leone. Signore e signori, la scuola di danza Saradanza. Keep your head up high. While you're trembling, that's when the magic happens and the stars gotta fight by your side. And rise up to the light in the sky. Let the light lift your heart up. Burn your flame through the night. Whoa. La 34esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino presente la Cecenia con il gruppo Zamanko, che proviene dalla città di Grozny nella Russia meridionale, capitale della Repubblica Autonoma di Cecenia alle falde del Caucaso. Il gruppo Zamanko è formato da coppie di ballerini accompagnati da una tipica orchestra caucasica composta da mirabolanti tamburi, fisarmonica, flauti e chitarra.
direttamente da Huachocolpa, uno dei 19 distretti della provincia di Huancavelica. Il gruppo Hiyari, che significa alba, si è formato nel 2015 durante i festeggiamenti del Capodanno cristiano, allorché si esegue una danza ancestrale che si chiama De las Tijeras, dal 2010 dichiarata patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, che dura per 7 giorni, in cui i danzatori mostrano tutta la loro abilità, la destrezza, resistenza fisica e soprattutto tanta agilità, eseguendo più di 300 passi e sequenze accompagnati dall'arpa e dal violino. Io vorrei questa sera invitare, prima che concluda lo spettacolo con la Cecenia, con il gruppo Zamanco, una persona che oggi ha fatto l'onore di venire qui a Castrovillari. Mancava da qualche anno, ma ci lega sempre da tantissimo tempo una grande amicizia, e lui è un appassionato della città di Castrovillari. Lui è Lino Polimeni, che prima dello spettacolo ha già registrato e già fatto alcune immagini di quello che accade durante la nostra manifestazione, e vorrei che venisse qui sul palco accanto a me. Eccolo qui, Lino, grande estimatore dell'estate internazionale del folklore, grande qua. Amico della città di Castrovillari. Buonasera Lino. Buonasera a tutti, grazie, ed è una cosa veramente straordinaria ritornare, perché ieri ci siamo sentiti in diretta con Raggio di Sole con Antonio Notaro. Avevo incontrato il sindaco a Fuscaldo, Domenico, un abbraccio, con Alice in Festival. Ho detto ritorno a Castrovillari, perché dovete sapere una cosa, noi che facciamo la televisione abbiamo un problema serio, che chi fa questo mestiere, l'aspetto tecnico, operatori, fotografi, hanno bisogno di un'illuminazione particolare per poter registrare. Ogni volta, ogni anno, io negli ultimi 10 anni ho detto guarda che dobbiamo cambiare, bisogna illuminare il corso, perché la sfilata avveniva prima sul corso principale e poi il palco era
lì alla fine della, anzi ancora prima era al castello, quindi ho registrato tantissime edizioni. Se cambiate location, illuminiamo il festival al ritorno perché non mi ascoltate. Invece questa volta il sindaco mi ha detto, quindi un applauso all'amministrazione, allora ad Antonio, allo sforzo che si fa per mantenere questo festival. Credetemi che non ci sono grandi eventi in Calabria, vedo che il parterre è straordinario e diventa una cosa importante per noi, perché noi il sottotitolo di oggi sole è alla scoperta del paradiso Calabria, e questo è un paradiso perché in qualche maniera uniscono i popoli, no? I mondi che si uniscono, si fa rete in qualche maniera e si unisce anche il bene attraverso i balli, la musica, i colori, e poi vedo che sei sistemato in maniera straordinaria. All'operatore Pino Tambasco, per favore, vorrei questa foto, diciamo queste immagini particolari di Antonio Notaro, perché per lo sforzo che sta facendo, e poi so che un altro anno, se tutto va bene e ce lo consentiranno chi organizza e coloro che sono qui, vorremmo fare una diretta, lo dico al sindaco, con la partecipazione, perché poi qui c'è anche il Parco del Pollino con Domenico Papatera che fa grandi cose, e quello che tu stai facendo, lo sforzo della comunicazione, perché io ho detto sempre, se c'è una grande manifestazione e c'è la possibilità di comunicare in Italia e all'estero questo grande festival, diventa una cosa importante, perché voi fate una grande cosa che rimane all'interno di Castrovillari. Thank you.
Eccezionale, complimenti. Il 23 ci sarà la serata finale a Castrovillari, città amica di Raggio di Sole, una città importante dove da anni noi abbiamo ricordato, abbiamo fatto tantissime cose e rimane un rapporto eccellente con la città di Castrovillari. Ne approfitto per chiamare in diretta, non so se già al telefono, Vincenzo Esposito. Buon pomeriggio Vincenzo. Buon pomeriggio, ciao Lino. Come stai? Intanto ti volevo ringraziare perché ti vediamo anche l'immagine presa dalla tua pagina Facebook e vediamo che ti vediamo in televisione in questo momento. Ti volevo ringraziare perché a mezzanotte ci ha fatto mangiare, perché è importante anche in qualche maniera dopo una giornata intera alla fine mangiare qualcosa. Intanto la città, tu sei aperto dal 1966, è vero? Sì, dal 19 marzo del 66 mia nonna ha fondato questo ristorante, questa attività e siamo la terza generazione. Ecco, vediamo anche nelle immagini, intanto, ecco, e cioè sia all'aperto che al chiuso. Intanto volevo dirti che città, come vivi questa città? Perché tu avevi deciso di studiare, di andare fuori, ti sei laureato, mi pare, in giurisprudenza. Esatto, hai fatto giurisprudenza. Sì, sì, sì. Ecco. Poi ho fatto una scelta di cuore, ho seguito il cuore, questa passione. Quindi spesso alle volte c'è gente che va via e rimane, invece tu hai scelto di continuare il lavoro che nonno e papà avevano fatto, no? Sì, sì, anche perché credo che poi la cultura è l'unica arma che abbiamo nella vita per poter scegliere, ma la vera libertà è scegliere di rimanere in questa bellissima terra e non di andare via. E quindi se ci possiamo spendere, dobbiamo ognuno per i propri compiti e per quello che può, deve cercare di rimanere in questa terra. Senti, intanto abbiamo parlato ieri mentre eravamo lì da soli a mezzanotte, ti ringrazio che ci hai dato la possibilità. Sei rinomato per la pizza e per il pesce, è vero? Sì, diciamo che ce la capiamo. E poi c'è anche la parte della risorgimento. Volevo chiederti una cosa, una scelta, una città, Castrovillari, ma volevo parlare di Antonio Notaro, perché tu conosci bene Antonio, una persona generosissima. È una persona generosissima, al di là del rapporto personale e di amicizia che abbiamo, è comunque una persona che si spende per il proprio territorio, per il sociale, e il fatto che porti avanti un festival che ininterrottamente va avanti da 34 anni, e credo che non ci sia altra risposta che questa. Perché di queste persone e di questi esempi da seguire che abbiamo bisogno. Ecco, io intanto volevo ringraziare te e tutti quanti, ma anche l'amministrazione, la città di Castrovillari, per l'accoglienza avuta in città. Vincenzo, è rimasto intanto ci siamo conosciuti, una bella cosa, anche perché sei una persona che mi segui da tempo, da anni, ed è diventato anche importante capire qual è il pensiero, sì, fai vedere anche il sindaco, il pensiero degli amici che ci seguono a distanza di anni. Noi non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti ieri. Grazie, grazie Lino, è stato un piacere ospitarti nella nostra struttura, nella nostra città, perché Castrovillari, oltre che città festival, è una città aperta. È stato un piacere per noi e sicuramente speriamo di rincontrarci, di avere altre occasioni per poter condividere del tempo insieme. Grazie per la scelta che hai fatto anche di rimanere in Calabria. Buona fortuna e auguri ancora per tutto quello che fai a Castrovillari. Se vi trovate a passare da Castrovillari, signori, andate da Vincenzo Esposito, l'antica trattoria napoletana, è vero? In via Roma, se sì, non erro. Sì. Via Roma, grazie. Grazie, Lino, ciao grazie. Vincenzo, grazie. Eccezionale, contiamo ancora. Guardate qua i colori degli amici che abbiamo registrato. Questo è il ritmo, la musica, l'immagine. Lascia un pochino questo e poi leghiamo la pubblicità. Buona visione, Coraggio di Sole, il programma più popolare della Calabria. Ci mettono amore, energia, passione, forza, tutto quello che esprimono dal di dentro. E stamattina, appunto, durante la messa della pace, il nostro vescovo Monsignor Francesco Savino
facevano notare proprio questo, come abbinano i sentimenti ai movimenti anche del corpo, alla gestualità, ai gesti che vanno col corpo mentre stanno danzando e cantando. Lasciati sedurre dalla storia. San Giovanni in Fiore, un immenso paradiso ad oltre 1000 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, circondato da un passato ricco di significati. Visita l'Abbazia Florense, autentico tesoro di arte e di cultura, scrigno ed emblema di una tradizione spirituale e culturale, la cui nascita è legata alla straordinaria figura dell'abate Gioacchino da Fiore. Scopri il fascino dei suoi paesaggi per conoscere meglio le sue bellezze naturalistiche, parchi naturali ed incontaminati dove passeggiare, sciare e rilassarsi. San Giovanni in Fiore, capitale della Sila. Il comune di San Giovanni in Fiore in collaborazione con Panificio Fratelli Mancina. Dal 1962 sforniamo solo pane fresco ed artigianale, l'amico di tutti i giorni. Vi aspettano a San Giovanni in Fiore. Alcune combinazioni possono essere deliziose. Altre possono essere, oh cielo, rischiose. E alcune cose semplicemente combaciano alla perfezione, come il metano e la benzina. Scopri l'unico SUV a metano per andare più lontano consumando meno. Nuova Seat Arona TGI, tua da 159 euro al mese. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione.
Stoccafisso e Baccalà vengono immersi nelle acque dell'Azomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e Baccalà, gusto e tradizione a tavola. Cittanova, Reggio Calabria, 0966 65 5606, www.stoccoestocco.com. Corsa per registrare questo momento magico legato anche alla festa del patrono. È una sensazione bellissima, è una festa questi che ormai ti prende veramente nel cuore, perché è la grande partecipazione, e questo veramente ci commuove, veramente la festa della patrona di Scalea, e quindi io sono veramente felice oggi di celebrare questa anche giornata. Anche il tempo ci sa, è una cosa incredibile. È un miracolo della Madonna, un miracolo della Madonna, e non poteva essere diversamente. Ci sentiamo dopo anche per raccontare. Intanto vediamo. Ma soprattutto ci vediamo poi sul palco stasera, quando dirò qualcosa alla gente, che è la tanta gente che ha affollato Scalea. Ricordiamo, per chi ci segue in Italia e all'estero, una grande festa, tradizioni, tanti anni che si e arrivano da tutta Italia e dall'estero. Arrivano da tutta Italia, però la cosa più straordinaria è che attraversando le strade di Scalea ho sentito la gente che diceva: dovevo partire, però resto per questa festa della Madonna del Carmelo. E questa è una cosa veramente che ci entusiasma. Veramente dobbiamo pregare alla Madonna intanto che ci aiuta a portare avanti per la risoluzione di tanti problemi che purtroppo hanno afflitto e ancora affliggono Scalea. Grazie, noi continuiamo ancora, raccontiamo questa processione, raccontiamo questo momento da Scalea 16 luglio per raccontarla a tutti gli amici che ci seguono. Grazie Sindaco. La ringrazio e ci vediamo più tardi. Grazie.
Abbiamo Carmine, Ignazio, Antonio, tre nomi, però questa è la festa del Carmine. Ignazio e Carmine, la Madonna Carmine. Questo peso così grande, cioè un peso che tu sopporti. Una cosa mia, non intendo discutere, no, dire no, niente. Voglio che tu, non vogliamo sapere, però è un voto che è fa. È un rapporto tra me e lei. È un rapporto tra lei? Tra me e lei. Da 50 anni, queste 50 sono 50 anni. Che porti sì. Stupendo. Diciamo che invece gli altri che sono più avanti sono quella con le candele, è un'altra cosa. Ognuno di noi porta il suo peso. Ognuno di noi porta il suo peso, grazie. Ecco, viene definita Cessa, in altri li chiamano Ceri, come viene chiamato qui alla Madonna del Carmelo a Scalea? Il 16 luglio si festeggia e c'è questa processione che porti in qualche modo un peso, cos'è? Un peso che porti, un voto. Sì, è una cinta che si fa per devozione. Una cinta che si fa in devozione, per devozione alla Madonna del Carmelo, quindi si fa per ringraziamento, c'è chi lo fa perché ha ricevuto una grazia, c'è per chi chiede un'intercessione, c'è chi lo fa soltanto per ringraziare che vada tutto bene. Poi ci sono degli artigiani che fanno queste ceste. Sì, è un telaio di legno con delle candele, se è molto semplice, che rappresenta proprio il peso. Ma avviene un passaggio di testimone tra un figlio e i genitori? No, oppure c'è il desiderio di farlo? No, c'è chi se la tramanda da generazione in generazione. Per quanto mi riguarda, sempre abbiamo iniziato io e mia moglie, e quindi... Cioè, i tuoi genitori no, neanche i tuoi soci, ma non la facevano, non facevano la cinta. Cosa si pensa, cosa si sente? È un'emozione fortissima vedere la Madonna passare davanti alle cinte e omaggiarla, soprattutto al ritorno della processione. Vi invito a seguire la processione fino alla fine, quando la Madonna arriverà poi su, abbracciata dalle cinte, è un'emozione veramente bella. Ecco, con i tempi moderni, avvocato, con i tempi che ci sono, lei pensa che ancora tutto questo ha un valore per tanti? È un valore per tanti e soprattutto deve rimanere un valore, anzi tradizione. È una tradizione importante per Scalea e io mi auguro, come anche tutti gli amici che sono qui, che questa tradizione continui per sempre, proprio nel ringraziamento della Madonna. Sentire bene il cuore? Soprattutto. Il cuore soprattutto. E qui ci sono delle donne, una giovane ragazza che anche lei porta il suo peso, una richiesta che non si dice qual è la richiesta, però questo santo, questa santa è in qualche maniera chiesto, no? Parli. Non ho capito. Sei emozionata. La domanda è perché anche tu sei qui insieme agli altri. Come ha detto già il Signore, io sono qua per omaggiare la Madonna del Carmelo che protegge Scalea e spero protegga anche me e i miei familiari. La protezione della famiglia. Sì, sì. Oh.
Don Cono, è una giornata importante qui per Scalea, ma il racconto vero e proprio di tanti devoti, delle ceste, candele, non so come viene definito questi ragazzi, le cinte, si chiamano cinte. C'è un motivo perché si chiamano cinte? Sono dei voti, cioè la cinta è come una volta si usavano sempre le candele in chiesa, adesso è tutto elettronico. Però in effetti era un modo per osannaggiare la Madonna, perché con le candele delle cinte si illuminava poi la chiesa tutto l'anno, e quindi chi aveva ricevuto una grazia o doveva invocare un aiuto. Le chiese si fanno i ceri, si fanno... Sì, invece qui le cinte che vengono costruite dagli artigiani in qualche maniera. Sì, sono il telaio è fatto artigianalmente, poi sono ingastrate... Cioè, ogni candela ha un motivo, 12, 10, no. Più candele sono per un miracolo. Sì, quello per che uno pensa di poter offrire alla Madonna. Ah, cosa chiedono? I guai nella vita oggi sono tantissimi. Il lavoro, la salute. La salute, ci sono tanti malanni, le difficoltà familiari. Io penso che poi nel proprio cuore ciascuno ha delle invocazioni particolari. Poi una parte sono devoti, no? Cioè, nel senso che sono persone che li fanno ormai come tradizione tutti gli anni, e si partono a piedi anche dal fiume. Dal fiume, con calma, vanno fin su. Visto che molti sono a piedi nudi. Sì, sì. È sempre nell'ordine della penitenza. È un gesto penitenziale di invocazione dell'aiuto della mamma, ecco. Quindi così si invoca l'aiuto della Madonna, perché si ha bisogno, e che evidentemente si fa fatica poi ad affrontare la vita da soli. Molti pensano che queste sono cose superate, che credono che chi ha un dolore, chi crede in qualcosa, non deve dimostrare in questa maniera, ma pregare solamente. Ognuno il proprio... Le condivide, non condivide, come la vede lei? Ognuno pensa. Ognuno il proprio cuore. No, io dico, io magari non lo faccio, però quando vedo una persona... Non è una cosa che... No, per capire, no, ci mancherebbe. Solo per capire... Sì, ma è quello che sto dicendo, no? Cioè, nel senso che allo sguardo di uno che non vive con passione, emozione, la devozione, tutto sembra... Anche dal dolore, dalle sofferenze della casa. E da ciò che uno vuole esprimere con questo gesto. Madonna Maria del Carmelo... Poi tanti anni che si festeggia così, il 16 luglio. Sì, Scalea, la tradizione del Carmelo, dobbiamo farla risalire al 1300, 1400. Partiamo dal 1300, che in qualche maniera mantiene questa... È legata al ritorno dei crociati, no? Perché la devozione del Carmelo ci viene dalla Terra Santa. Sì. Cioè, quindi quando i crociati persero il regno di Gerusalemme, allora tornando erano gli Angioini, quindi la tradizione francese, si fermarono creando i feudi nell'Italia meridionale, e a Scalea il castello. Infatti il castello è il centro storico, la chiesa è proprio accanto al castello. Sì, ma è la classica città feudale, quindi il castello in alto, la chiesa accanto, e poi prima c'erano anche le chiese bizantine, perché la tradizione religiosa a Scalea è di tradizione bizantina, San Nicola dei Siracusani, quindi coloro che fuggivano all'Islam. San Nicola c'è la Scalea che era unita in qualche maniera. Prima il casale, quindi San Nicola era il casale del feudo di Scalea, però lì era un altro San Nicola. Sì, non è come San Nicola da Tolentino come festeggiano adesso, ma San Nicola, c'era proprio il convento di San Nicolò,
E poi in qualche maniera la tradizione ha voluto che continuasse. Sì, il cuore, più che la tradizione, non usiamo la parola tradizione perché la tradizione tante volte noi la codifichiamo con ripetizioni, tra virgolette, aride. Ha mantenuto ogni anno la scadenza? Sempre il 16. Sì, ma tutti gli anni da quanto tempo? Allora, a Scalea poi c'è stato un avvenimento particolare nella metà dell'Ottocento che fece dichiarare la Madonna del Carmine patrona della nostra città. Quindi da quel... Quale fu l'evento? L'evento fu il terremoto, quindi che disgrazia, una disgrazia grave. E da allora la Madonna del Carmine è stata proclamata patrona, quindi con dichiarazione unificata dello Stato e l'approvazione del Vaticano. E da allora chiaramente è la festa centrale della nostra città. Coinvolge tanti turisti che arrivano da tutta Italia. Tutti. Vabbè, poi il fenomeno turistico è diverso, è parallelo, diciamo. Però al di là del fenomeno turistico è Scalea che vive parte del... alla sua patrona. La sua patrona è Madonna del Carmelo. C'è parte anche di folklore in questo? Ma io penso che di folklore abbiamo cercato di preservare sempre, sì. Proprio perché vogliamo che sia una devozione, una emozione, non tanto qualcosa da far vedere ad altri. Per cui se voi aveste il tempo, sì, di filmare i visi, sì, voi vedreste solo visi assorti, pensosi, riflessivi, non distratti. Ma riflessivi, ma anche per i tempi che corrono e per quelle che sono le difficoltà oggi. Per la loro vita. Per la vita che vivono. Ciascuno ha un motivo suo. Un motivo suo. E lei pensa che chi frequenta la chiesa, chi è devoto a un santo, a una santa, è dovuto solamente a sofferenza? Chi sta bene non la frequenta? No, 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 anche chi sta bene come ringraziamento, no? Abbiamo come, all'inizio. È vero. Come ringraziamento del bene. Sì, del benessere. La Madonna del proprio, la propria serenità familiare. È quello che si cerca oggi, è la serenità, padre. Sì, punto. Ciao, ciao. Tanti la conoscono e da quanti anni lei... Io sono a Scalea come cittadino dal 68. Scaleotto? No, dal 68. 1968 sono tanti anni. Noi siamo, sì, tantissimo. 50 anni, anzi 51. Bene, grazie. Allora lasciatemi vivere un po' di penitenza. Anche voi la vostra penitenza, grazie del messaggio e del pensiero e grazie anche a voi per la disponibilità e questo è importante. Don Cono ha voluto descrivere in qualche parte anche quella che è la festa della Madonna del Carmelo e qui passano tutti quelli che hanno chiesto il voto, chi vive con sofferenza e come avete detto, come ha detto anche Don Cono, i volti tristi, spesso pensierosi o del malessere e attraverso questa Madonna del Carmelo ritrovano serenità e mentre arriva il mio operatore Pino Tambasco sta veramente realizzando delle bellissime immagini che danno l'idea di qual è il passaggio di chi persone, come questo signore sulla sinistra che da 50 anni porta questo peso, un peso enorme, dalla banda musicale alla festa popolare al grande pubblico che arriva da tutta Italia. E qui c'è la Madonna del Carmelo che noi stiamo registrando e questo 16 luglio sono le 20:45, ma continua questa processione fino a mezzanotte. Incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento.
Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. Per te, che ami i sapori della cucina italiana, tutti... Toma o zucchine? Toma e zucchine. E per te, che ami le sorprese. Ma dai, giallo zafferano e McDonald's. Per te che lo cucineresti proprio così. Pollo italiano, eh? Potrei farlo anche a casa. E per te, che così non lo prepareresti mai. Ma come fanno a farlo così buono? Scopri le McChicken Variation, la cucina italiana di giallo zafferano e il tocco inconfondibile di McDonald's. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone è presente a Crotone e Reggio Calabria. A Reggio Calabria con un innovativo store di 1000 metri quadrati, l'unico tecnologicamente all'avanguardia. Infatti basta toccare il display touch. In automatico, oltre al prezzo, ti apparirà la scheda tecnica del prodotto esposto. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Gli esperti hanno selezionato solo il meglio del mercato. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Expert, gli esperti sempre con voi. Expert Carbone ti aspetta a Reggio Calabria presso Parco Commerciale Maxi Brico, Viale Calabria 356 e Crotone, Strada Statale 106, chilometro 245, località Passo Vecchio. Ci trovi anche online. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook Expert Crotone e Expert Reggio Calabria per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Il vento che viene dal mare dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi. Tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van. Per la strada è una canzone. Por las calles las canciones. Oh, oh, oh. Un día dura apenas un momento. Un momento. Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Porque anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. È tutta una
un'altra musica con lei. No, no. Solo si sta, no importa lluvia o viento, lo che tenga che venir vendrà. Quando stiamo junto siento che sto in casa in qualche ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone. Una canzone. Fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy los amores comenzarán, las guitarras van a tocar sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo junto siento che sto in casa in qualche ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones. Canzone. Hey. Italia e Puerto Rico, dame una canzone, hermanito. Por las calles, las canciones. Italia, Puerto Rico. Hey, hey.